Bella a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo nel nuovissimo appuntamento, ossia l'anticipo dell'undicesima giornata e parliamo della CVL di PlayStation 4 e nell'anticipo dell'undicesima giornata troviamo gli AR Hurricane contro i Defuse. Allora, sarà penso una bellissima partita o perlomeno speriamo sempre per lo spettacolo che esca fuori una grandissima partita e sempre con me. Abbiamo la mia spalla, ormai il mio fratellone, il mio. Vabbè, presentiamolo, Adrian Sutil. Buonasera. Buonasera Ciao ragazzi, buonasera a tutti. a tutti quanti. Allora, incominciamo. Nel frattempo che attendiamo un po' qua che ci invitino, che facciano gruppo, che facciano un qualcosa, ma diciamo, basta che ci invitano perché qua dobbiamo iniziare. Sono le 9:30. Prima o poi. Angelo, prima o poi riusciremo a fare una partita dall'inizio alle 9:30, puntuali. No, secondo me no. Boh, è da troppo tempo che proviamo a partire puntuali, ma non riusciremo mai, e mai riusciremo. Speriamo che almeno alla LAN partiremo puntuali, insomma. Comunque sia, oggi purtroppo ragazzi non mi potete vedere con la web perché ce l'ho guasta, la sto riparando e non so se è diciamo, un fatto positivo per voi che diciamo questa volta starete a posto con gli occhi o insomma ci saranno quei fan, quei miei amanti insomma dai che magari sono tristi. va bene, a parte scherzi, allora io stavo vedendo un po'. Partiamo dal map set di oggi, insomma, diciamo piano piano poi lo riscontreremo anche durante la partita. Però diciamo che il map set dell'undicesima giornata è davvero bello, ossia abbiamo il postazione su Retreat, il cerca e distruggi su Detroit, cattura la bandiera su Ashend, uplink Biolab e cerca e distruggi Solar. Praticamente ci sono tutte e cinque le mappe. Variegato come mapset. Variegata, se tu l'hai sentita, magari non so se ti è venuta in mente una mappa con la modalità inerente ad essa, diciamo che ti ha catturato. Wow, Ascend, la mia mappa. La tua mappa, Ascend. il cattura la bandiera su Ashend, È la mia insomma. Vabbè, mappa quella lì. Mia modalità è mia mappa. insomma, perché quello lo può insomma, giustificare chiunque abbia giocato contro nel cattura la bandiera su Ashend, diciamo contro Adrian Sutil. Ma comunque sia, diciamo, sono veramente belle mappe perché il postazione sulle Triad è un qualcosa di emozionante. Abbiamo là la postazione sopra la lobby, abbiamo la postazione bar che là volano di tutto e di più vola. Per non parlare di quella centrale, di quella mid. E abbiamo il cerca e distruggi su Detroit. Detroit che è una mappa che è semplice quanto è complessa. Cioè, Sei stato chiarissimo. correggimi se sbaglio, eh. Cioè, intanto salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri fan che vengono a seguire questa partita. Ecco, cambiate caster, dicono. È partito così a cannone con il cambiate casse, neanche più il ciao. Vabbè, comunque sia, cioè, spiegami un po' secondo te Detroit, il cerchio di distruggi in Detroit, come potrebbe essere giocato. Ma come dovrebbe essere giocato? Alla fine ogni team la approccia come meglio riesce e come meglio crede. Penso che, come la maggior parte dei team, la bomba più attaccata sia la bomba di A, quella vicino verde. C'è gente che attacca veloce, gente che attacca lenta, gente che si inventa granate e fumogeni praticamente mai viste. Quindi sicuramente su quella mappa lì ne vedremo delle belle. E andando avanti incomincia poi il cattura la bandiera su Ashend, che è una mappa che non so ragazzi, bisogna mettere il visore notturno per giocare su quella mappa perché è buia la pioggia, però è bella perché diciamo la bandiera quando la prendi ti sale l'adrenalina su quella mappa, cioè devi scappare come un matto, cioè abbassare la testa, correre dritto e puntare la propria bandiera per andare a fare punto. E quindi dovrebbe uscire una insomma, praticamente ci sono le migliori, diciamo, le migliori mappe
nelle modalità giuste, perché poi c'è l'uplink e Biolab, che penso sia una mappa, a parte che odio l'uplink, però cioè, odio giocarlo, ma fare la telecronaca all'uplink è un qualcosa di emozionante e lo sapete bene, però diciamo rispetto a Detroit e Comeback, Biolab lo vedo un po' più equilibrato. Cioè, diciamo, gli uplink sono vicini, quindi o fai punto o subisci il punto praticamente, quindi si gioca tutto quanto, la battaglia si gioca tutta quanta sul drone, correggimi sempre se sbaglio, eh. Ma diciamo che se perdi il drone sotto l'uplink avversario, non puoi stare tranquillo come le altre mappe tipo Detroit oppure Comeback. Perché? Perché gli uplink sia il tuo, diciamo, che quell'avversario sono praticamente attaccati, cioè una stanza, diciamo, li separa. Quindi perdendo l'uplink sotto diciamo, la palla sotto l'uplink avversario, è molto molto facile per la squadra avversaria andare a fare punto nel tuo uplink, cosa che non accade in Detroit, che sta dalla parte opposta della mappa. Detroit, se prendi la palla sotto al tuo uplink, non vai di corsa a quello avversario, ma la vai a buttare fuori per ricominciare da capo l'azione. Per quanto poi, invece, speriamo che vada a finire la partita sul 2-2, sempre per effetto, diciamo, scenografico, si dovrebbe chiudere sul cerchio e distruggi in Solar, che abbiamo visto non si sa quante varietà di attacchi in Solar, c'è cioè chi va veloce, chi va lento, chi usa le granate e poi sfonda, chi tira le granate e poi scappa all'indietro. Cioè, veramente, il cerca di distruggere Solar ci tira fuori sempre un qualcosa di nuovo, un qualche insegnamento, chiamiamolo così. Quindi speriamo che anche questa sera sia molto bella, sempre nel caso ci si arrivi. Allora, nel frattempo ci raggiunge un po' di tempo, cioè un po' di gente. Un saluto a Efi, a Codista, a Stinky, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo con calma. Nel frattempo non raggiungiamo però la partita perché c'è chi sta in gruppo e chi si sta facendo un riscaldamento. E nel frattempo sono le 21:38 per l'esattezza. Allora, abbiamo detto il map set. A questo punto potremmo passare direttamente alle rose. Andando ai defuse, quindi io mi sto spulciando i defuse, abbiamo il capitano che aiutami a inventare un soprannome perché si chiama V19590. Cioè a me mi viene da chiamarlo il carcerato. No, è il numero della posta bay, mi sa. Il numero della posta Non se lo FedEx. ricordava. Mister Sì, non se lo Carta, ricordava, insomma, però. Mister Carta, no, vabbè, Mister V, dai, Mister V, insomma. Poi abbiamo Curva Nord 1969, quindi un laziale doc. No, È da Roma. poi abbiamo Zeta Dynamics, tipo Zdynamizk, vabbè, una cosa del genere, non so se è russo, va bene, a parte scherzi. E poi abbiamo Lollopapa. Che E questo grande, che saluto. un grande Lollopapa, insomma, e questo per quanto riguarda il team dei Fuse. E invece poi ripassiamo agli aerei che, se non sbaglio, sono rinati da poco, sono subentrati in corsa, sono già in posizione LAN e per sono già 2 volte che vanno in streaming. Ricordiamo l'ultima una settimana fa con il grandissimo gesto di sportività nell'affrontare il 3 contro 3 gli avversari quando potevano benissimo giocare 4 contro 3. Questa sera sarà un 4 contro 4 e diciamo sto vedendo la rosa e c'è il capitano che è Tyson, AR Tyson 93. Abbiamo AR Tognuzzo, AR Berry, AR Vil, AR, scusate la R romana che sta di aeree. No, aerei. Comunque, R Slender. E poi abbiamo, se non sbaglio, un pickup che è Energy Just Creek. Sì, Posso dirti una cosa? Vieni da me che mi sa che hanno creato stanza. Sì,
Se non sbaglio, qua stanno anche gli aerei come prima mappa. Allora, ho troppa gente, non li trovo. No, dai, non mi dice ancora nel menu principale. Io perché sono la curva nord. Allora vengo da te. Però se non sbaglio devono stare gli R. Allora, Curva Nord mi ha mandato un messaggio dicendo: non è della Lazio, ma è dell'Inter. Là c'è qualcosa che non mi quadra. Chiamarsi curva nord. Vabbè, no, a parte, vabbè, no, ci sta anche la curva nord e la curva sud per quanto riguarda San Siro, quindi Milano. Abbiamo dato troppo per scontato noi romani che fosse della Lazio, quindi ci scusiamo col curva nord. E niente, a questo punto passiamo, nel frattempo che li attendiamo, passiamo alla classifica. Qua stiamo parlando del girone A, dove è in piena lotta la posizione l'ultima posizione della qualifica alla LAN, dove vediamo in testa i Supremacy, Next Gaming Supremacy, 27 punti, ragazzi, non si schiodano da lì, hanno perso una partita, ma ne hanno 29. Ok, quindi grandissimo punteggio per quanto riguarda Supremacy. Ad inseguire i Supremacy ci sono i Killer Elite. Ok, gli Impulsive Killer Elite che con una partita in meno, quindi stanno a 24 punti. Partita in meno, quindi stanno con una sconfitta e 8 vittorie. Terzo posto ci sono proprio la R Hurricane, 21 punti, ragazzi. Quindi stasera hanno la possibilità di agganciare Killer Elite e dargli un po' di pressione per quanto riguarda il secondo posto. Quindi, diciamo, potrebbe essere un bellissimo match. Bellissimo match che se invece andiamo a guardare i poveri Defuse, li sto osservando ora, sono decimi a 6 punti. È molto più difficoltoso il loro accesso alla LAN, dove ricordiamo a chi ci sta ascoltando che alla LAN ti qualifichi se arrivi almeno ottavo, e ottavo attualmente in questo girone ci sono gli Impulsive Zero Gravity a 12 punti, come a 12 punti ci sono il LoN, Wolves, Anetic, che diciamo come differenza round vinti e persi sono noni. Quindi stanno a 6 punti di svantaggio rispetto alla qualifica alla LAN. Quindi ci devono proprio dare tutto questa sera per cercare di non mollare, anche perché quante partite mancano, Angelo? Se non sbaglio, ne sono le ultime Due alla fine. due. Queste ne mancano 3 con martedì. Questo 3 con martedì. è l'anticipo della terz'ultima. Quindi Sì. si potrebbe essere un dentro fuori, chiamiamolo così, per quanto riguarda i Defuse, e quindi penso ce la metteranno tutta quanta. Mentre gli AR giustamente si devono agganciare alla seconda posizione, perché se non sbaglio ci dovrebbero essere da quello che ho capito, una specie di test di serie, quindi più in alto sei classificato e meglio ti dice nel sorteggio alla LAN. Poi ovviamente alla LAN, come ben sai te e come parecchie persone sanno, è un 50 in 50, quindi Alan puoi essere un fenomeno, come magari ti può dire male, ti può dire l'ansia de... mi verrebbe dire l'ansia di prestazione, insomma. Diciamo, ci potrebbero essere delle complicazioni per quanto riguarda a livello emotivo per i player. E siamo qui da Tyson. Ok, osta Tyson per quanto riguarda gli R. C'è Solar lì segnalata, dovrà ancora sistemare un po' le impostazioni perché stiamo, ripeto, su postazione su Retriat. Cosa mi dici di questa mappa? Mentre aspettiamo, può dire la classifica del girone B? Il girone B, te l'hanno richiesto in La prima chat? mappa era dritta postazione. No, però da che ci siamo, tanto sono ancora aspettando player. E allora facciamo al volo il riepilogo Ma prima del rimaniamo in girone A. formazione.
dico senza dire punti, insomma, dico in ordine i nomi: Supremacy primi, Killer Elite secondi, Hurricane terzi, Element quarti, quinti abbiamo gli Optimus, al sesto posto i Divinity, al settimo i Pastelli e Cera, il team formato da Giotto, gli ottavi Zero Gravity, noni gli Anetic, decimi The Fuse, gli undicesimi i Galacticos, dodicesimi. E dico dodicesime perché ci sono le Queens e ultimi penso sciolti i Legixt. Mentre per quanto riguarda il girone A abbiamo i Blackout primi, i Noble secondi, gli Animus terzi, gli Hope quarti, i Cruel quinti, Carnage sesti, settimi abbiamo gli Herals, ottavi gli Equality, i noni sono gli Ebola che si stanno giocando l'ultimo accesso alla LAN contro gli Equality, decimi e penso da lì si sono sciolti un po' tutti, decimi i Raptor. Gli undicesimi Limites, dodicesimi Complexity e tredicesimi Phoenix. Sì, de dalla decima alla tredicesima posizione, se non sbaglio, sono sciolti. Ahimè, ahimè, come si dice. Comunque sia, qua stiamo attendendo che si parta. Chi manca? Chi manca? La Berry c'è, Tyson c'è, Slender c'è, Tonyutsu c'è. Abbiamo Mr. V, Lollopapa, Curva Nord e manca il russo, ragazzi. Ormai è russo per me lui. Pronostico, Angelo, pronostico. Bah, purtroppo non conosco The Fuse, conosco un po' gli R Hurricane, posso dirti, anche vedendo la classifica, penso che gli Hurricane dovrebbero avere abbastanza vita facile, anche se mai dire mai, come si sa, purtroppo. Come si sa e come gli streaming ormai ci hanno insegnato, mai dire mai, abbiamo visto dei comeback proprio di risultato finale incredibili, dove sul 2-0 dicevi ok è finita 3-0, invece no, perdevano 3-2. Vediamo un po' invece quanti di voi indovineranno i risultati. Allora, per chi ci sta ascoltando, secondo voi, il postazione su Retreat quanto finirà? Nel frattempo noto che stai cercando di calmare gli animi in chat. Si sono riscaldati gli animi come al solito. Allora, pronostico della postazione, direi un 2,50 per gli R Hurricane, 250-150, mettiamola così. Non ho capito. Hai detto il pronostico per la prima postazione, no? Mi hai Sì. chiesto. Non ho Ti ho detto sentito. 250, 150. 250-150 per gli Hurricane. Giusto? Esatto. Esatto. Ok. Nel frattempo ci sono gli spot in chat. Le minacce praticamente. Intanto salutiamo chi ci ha raggiunto adesso: The Drummer, Isodbar e Tupa Marons, ragazzi, che non si sta più zitto. Tocca dirlo, tocca dirlo. E senti, ti lascio in balia di questi matti. Nel frattempo vado a sentire che novità ci sono. Anzi, no, hanno staccato tutti il microfono. Hanno staccato tutti quanti il microfono, niente da fare. Noto che Tyson ancora non cambia le impostazioni. De Mauri è il primo che ci viene a rispondere sul pronostico e si gioca il 250 a 130 e penso per gli Ariken perché se non sbaglio l'ha messo in ordine di giornata. Perspicace. 250 e 130, beh, ci potrebbe stare, insomma, abbastanza vicino al tuo risultato. Nel frattempo ci saluta anche Will Boar. Salutiamo anche lui. Passiamo la serata a fare saluti finché non arriva la gente. Ma in teoria,
Io so da regolamento che se non ti presenti entro il 45 dovresti partire, anche se non sono in Io la chiedo a tavolino e 4. chiudo lo streaming. A me non saluta, 50 anni che lo conosco. Tommy, boh, hai scritto, chi ne sapevo che ci stavi anche te. Salutiamo anche Tommy 95. Ciao, Che Tommy. mi manda a maledire, attenzione. Isod bar dice 250 160. Tupamarons lancia un 250-174, addirittura il 4, capito? The Drummer invece dice 250-200 per i Defuse. Quindi non so, che dici? Li conoscerà bene? Che gli spara questo 250-200? Ma vedendo la classifica e tutto, o li conosce o non è bravo a fare scommesse. Mettiamola così. Boh, non lo so. Withboar invece annuncia proprio diciamo, gli aerei che asfaltano i Defuse 250-100. Eccolo qua, finalmente è arrivato il russo Dynamic. Vedete come è scritto, ragazzi? Zdynamic. Cioè, come lo volete chiamare? È russo, ragazzi, è russo. Tanto annunciano Lollopapa MVP. Vediamo se Beh, sarà no. sotto le aspettative di Efi Altis. Vediamo un po'. Allora, eccola, quando entra la gente e poi mettono il microfono, è un brutto segno. È un brutto segno. Ai, ragazzi, addirittura Kubix spara un 250-50. Cioè, ovviamente non ci dovrebbe stare storia. Ok, metti caster, Angelo. Eh no, perché non me lo facevamo niente prima. Prima non c'erano le regole. Guarda, se parte con il Sola riesco a più a ridere. Ho questo presentimento e non so perché. Davvero giocatore. Tanto Tommy dice che vuole il bingo. Tommy, a Legnano ci si andrà. Annunciano la serata bingo, attenzione. Eh sì, C'è chi invece ti chiede la macchina, Angelo. Ah, io ho detto io la vendo, dato che comunque sono in progetto di farne un'altra, quindi chi ne vuole? Chi vuole? Mi fa un'offerta. Continuiamo così, Angelo, possiamo aprire diciamo, un studio radio cronaco. Detto bene? No, fonico, radiofonico meglio. Radiofonico, eccolo là. Mannaggia. Sì, dovremmo fare. 25 minuti che siamo in onda e solo adesso si sono raggruppati i player. Annuncio che gli streaming li farò partire più tardi a questo punto, perché veramente arriva a un certo punto che non sai più cosa dire. Sì, veramente 23 minuti di live. Tanto ricordo di mettere un bel follow, ragazzi, là sotto sotto, zitti zitti, quatti quatti. Almeno quando ci si vorrà divertire. E Tommy addirittura dice vinco tutto. Al bingo, chiaramente, dice. Ah, al bingo, giusto. Dopo l'ultima volta non può dirlo, però. Ci sarebbe da fare coro, ce la famo, no, ce la famo, sì o no. Lo fa morire, Tommy. Però non possiamo dirlo perché a 35 euro, Tommy. Non possiamo dirlo in live. Boh, non lo so. Io qua non lo so. Mi domando cosa stiano aspettando, dato che sono tutti qua. Non lo so, ti giuro. Sto per chiamare Tyson.
Allora, abbiamo chiesto, visto che nel frattempo bisogna comunque sia, stiamo aspettando, non abbiamo, diciamo, segni di vita da parte dei player, e abbiamo chiesto quanto finiva il postazione. Invece, secondo voi, quanto può finire addirittura la partita? Tu quanto pronostichi, Bilo? 3-1 a R. 3 a E la 1 mappa a R. AR. E la mappa che perdono gli AR sarà il CLB. Il CLB addirittura. Vediamo come sarà. Vediamo come sarà, ovviamente. Banna Tommy dalla chat, Dani. Lo sto per bannare. Guarda, la prossima cosa che dice, la prossima cavolata che dice, Tommy sarà bannato dalla Mi chat. E distrai. è un problema, Tommy, perché non so come si sbanna, quindi dopo non so per quanto rimarrai bannato, quindi non so se ti conviene. Questo è il dunque. No, io chiamo Tyson, ragazzi. Ma ho sbroccato, lo mando addirittura in diretta. Quindi, preparatevi. 4-0. Io penso si fermino sul 3-0, Iso. Secondo me no. 3-1 ci dice Weed, Tupa, 3-2 De Mauri. E andiamo a sentire Tyson invece cosa ci viene a dire. Oddio, è Partito col partito, Solar. ma Col siamo matti, oh. Solar. Col No! Solar. Lo sapevo che partiva col Solar. Ma dove l'ha letto Solar? Scusa un attimo, anticipo lunedì 16 marzo. Oggi è 16 marzo, sì. È Sì. postazione Retriat. No, no. Lo chiamo, lo chiamo. Lo metto in diretta, ragazzi. Solo per voi. Cioè, non ci credo. Ha stoppato, ha Ora, stoppato. chi è? Oh, ya famo? Chi è Retreat? È Retriat, sì. Ah, Cioè. il migliore. Gliela famo che è Retriat, sì. Vabbè. Come si dice, santa pazienza che però finalmente è finita perché stiamo partendo sulla postazione giusta, ossia Retriat. Finalmente, Angelo, ci siamo divertiti? Tantissimo. La cifra, insomma. Va bene, dai, ci sono stati vari pronostici, chi 4-0, chi 3-1, chi 3-2, ma solo il campo ce lo potrà dire e si parte con la postazione su Retriat. Allora, io direi di andare a vedere subito coloro che sono messi bene in classifica, quindi coloro che devono dare l'anima per vincere la partita. Nel frattempo posso notare che l'aggiornamento di Call of Duty ha cambiato un po' di cosette, ossia lo sfondo colorato con il logo sempre alleato, come potete vedere in alto a destra. E in basso a sinistra il nome è un po' più figo, insomma, mettiamola così, è veramente gagliardo. Comunque sia, Slender prova a coprire il proprio compagno entro la postazione, ma ne vanno addirittura tre out. Lollopapa e Dynamic sono all'interno della postazione, ora ci rimane solo Lollopapa che scappa e rientra dentro. Va a fare subito la kill per difendere la postazione, viene diciamo trinciato da dietro, ma rimane ancora. Gli aerei si stanno riorganizzando, stanno cercando di passare insieme due alla volta, chi dal circle, questo posto che Blender però si lancia una doppia, cattura la postazione, prova a fare un contropiede micidiale dove manda Barry all'interno a posizionarsi per gli ultimi secondi. Nel frattempo si stanno spostando nella postazione successiva. Blender è già lì pronto a difendere lo spawn. Mamma mia, gran kill, prima la di team, devono assolutamente prendere la postazione. Infatti ci sta Tyson all'interno. Oh my god! Oh my god! Doppio in jump, ragazzi, grandissimo show di questa doppia di Tyson, e si fa sistemare dentro lobby. Fa una doppia, vedete il secondo, non va, prova a uccidere. E alla fine va a morire. Cominciamo subito con la sfida, cominciamo subito a dare ai cittadini.
Tyson ci si butta dentro e la difende ancora una volta. Grandissimo, grandissimo Tyson, sta dando l'anima, sta dando l'anima come i propri giocatori. Però ragazzi, già 5 postazioni catturate per quanto riguarda Tyson. Siamo 22 a 37. I giocatori sono sotto e devono rimontare dopo l'ottima partenza della postazione del mondo. Tyson ancora all'interno della postazione, sta prendendo lo show lui, ragazzi, sta prendendo tutto quanto lui. Andiamo a vedere come prova a difendere questa postazione, che penso sia una delle più complicate da mantenere. Allora andiamo su direttamente su Dynamic, che sta all'interno della postazione, sta giocando la contesa contro Toniuzzo. Lo inserisco con Troy, aiutato da tutta Nord, la difende tutta Nord, ma poi Tyson, e ora se la deve cavare, la deve cavare, viene, sta qui fuori, la prova a mantenere da fuori. Oddio, se ne ha preso avanti 4, non ce la fa, non ce la stava a cazzo di sparare. Questa partenza, diciamo, prima postazione sono andati sotto gli R, ma sono ripresi alla grande, oserei dire, con Zen, e ora con questa terza postazione. Nel frattempo cambia, entriamo nel terzo file, nella terza postazione. All'interno c'è già la lupata più sicura, quindi perché non lo so? Perlomeno quando mi ci metto io mi vedo che sono subito. E sei grasso. Qui c'è la ciccia di troppo, insomma, diciamo così. Comunque sia, andiamo a vedere il Blender che sta sparando il questo liscio. Poi, eccolo qua, ne fa fuori uno. Era ovviamente un one shot, perché l'ha ucciso con lo sguardo. Andiamo a vedere chi sta in difficoltà, Mr. Bull, il capitano del tutto. Eccolo qua, ci regala questa kill su Blender. Ora le oddio, anche questa su Tyson. Si è ripreso con due kill, ragazzi, ci ha rianimato anche a noi con due kill. Intanto io non lo posso commentare, non posso commentare il giocatore che sto guardando. Però andiamoci a vedere Dynamic, devo andare insieme al suo team Defuse a prendere la postazione. Intanto fa una sentire su Blender, si trova sotto la postazione, vuole passare da piscina. Attenzione, non aveva visto Blender che era appena rinato. E allora andiamoci a vedere Toniuzzo che sta entrando la postazione insieme a Mike Tyson. Questa postazione è una di tempo. Quanti uomini la sono? Tutti quelli che devo sapere. Questa postazione è abbastanza difficile da difendere, dato che comunque hai 3-4 entrate, perché comunque Lobby è grande come entrata e posso fare. La coprirei, bella domanda, non saprei proprio. E quindi con la maggior parte delle persone che hai, che si stanno spazi che Tyson comunque sia mi sta chiudendo con i cancelli, perché nessuno è riuscito a entrare dentro a quella postazione. Sta addirittura con 18 kill, ma 7 prese, ragazzi, 7 prese e 5 difese addirittura. Mancano quanto 125 a 78 per quanto riguarda gli aerei, che sono, hanno avuto un attimo di affaticamento, ma poi sono ripresi alla base. Ora Barry sta andando a fa fuori uno, fa fuori anche il secondo, grandissimo, ce l'ha tutti qua e purtroppo non ce l'ha fatto, perché era il messo in one shot, ragazzi, ha avuto complicazioni a fare. Andiamo a vedere ora Lollo Papa che si prova a fare il giretto sotto il bar. Nel frattempo tirano fuori una torretta robot. Adesso da Lollo Papa si è sacrificato per il bene della squadra, ragazzi. Ma ancora Tyson all'interno. C'è ancora Tyson all'interno. Nel frattempo si stanno spostando tutti quanti sulla prossima postazione. Allora andiamoci a vedere Dynamic. Dynamic che è il migliore, penso, delle più di 8 kill, ma ne ha catturate ben 8 postazioni. Alta kill importantissima, ma li stanno lasciando tutti quanti dietro. Può fare anche Slender. Attenzione, la prova a mantenere. Fa fuori anche Tyson, incredibile. Purtroppo poi arriva Barry alle spalle, lo fa fuori. E allora andiamo a vedere lo Slender, ragazzi. Quello che sto vedendo è l'altra del team. Si può andare a
bravi compagni a catturarla. Ed eccolo qua, infatti si sposta a coprire lo spawn diretto oddio, da... Barry, da Barry. Oddio, Barry! Barry ci lancia una tripla! E andiamo a vedere allora come si va a, a muovere dentro la mappa, perché mancano 9 secondi e si cambia side. Cambia side, attenzione. Oh my god, un'altra kill e poi niente, si ferma a curva nord. Andiamo a vedere il solo all'interno era addirittura in 3. Poi dice Barry! Si vendica! Se Mr. Bull ci arrivano dei due più. E allora andiamoci a vedere Tyson che sta facendo una grandissima partita, ragazzi. 27 azioni catturate, ma 10 ne ha catturate anche di Tyson, che sta andando veramente alla grande. Sta andando veramente alla grande, ma il tempo scorre, i punti corrono e si devono giocare adesso il tutto per tutto, il jolly defeat. Stanno sotto 108 a 193. È molto molto difficile per quanto riguarda il defuse recuperare, ma vediamo Barry, ragazzi, sta facendo il numero, sta volando con le doppie, infatti è arrivata a 31 kill, è il primo player di questa partita che ora scavalca le 30 kill. Andiamoci a vedere allora come continua la propria serie. Eccola qua, fuori al volo, ce l'ha uno qui a destra, non ce la fa, non ce la fa, Mr. Bull si va a vendicare e cattura la postazione, non riesce a mantenerla, perché questa qua di Barber dovrebbe diciamo animare il comeback, però posso dirti che praticamente è già persa la vita, praticamente sta combinando abbastanza bene, sono fatti dei belli defuse sulla prima postazione, ma gli aerei li hanno praticamente sovrastati su tutte le altre. Però gli aerei si sono svegliati, si sono dati uno schiaffo morale, si sono andati a riprendere le altre postazioni e ora parte l'ultimo side. L'ultimo side ce l'hanno Tyson a cannone, ragazzi, 12 catturati, qualcosa di abominevole. Eccola qua, rilancia il pallone all'interno della postazione, quindi si può dire chiusa la partita, si chiude e il match diretto è tosta, insomma. Eccola qua, 3 2 2 1, niente di male. Finisce di 150 a 124. Voglio vedere la persona che si era avvicinata più al risultato, perché mi ricordo che uno si è avvicinato a parecchio. Allora, si era avvicinato Wid, che aveva detto 250 a 100 e sta lì vicino, ma si era avvicinato anche Isod, che al contrario aveva dato più speranze ai defuse con 250 a 160. Che partita ti è sembrata? No, vabbè, ma ce l'ho andato anch'io vicino, ho fatto 150 a 250, avevo detto io, eh. Ah, è vero, anche lì, anche lì, anche lì. E comunque, che partita ho visto? Sinceramente non l'ho vista, nel senso non c'è stata praticamente quasi mai partita. Gli R molto più bravi, organizzati, e si sa che postazione è fatta il 90% di organizzazione. Vedremo il chat, ma qua ho visto solo la R, purtroppo. Come possiamo vedere dalla grafica, comunque qui dai risultati finali, per quanto riguarda le prestazioni dei player, non parliamo degli R, perché comunque si hanno giocato tutti quanti bene, o meglio, hanno fatto tutti quanti il proprio lavoro, ma se ci spostiamo su Defuse, diciamo che c'è un Dynamic che ha giocato veramente bene, ne ha preso addirittura 14, cioè è stato il giocatore della partita che ha preso più postazioni, quindi sì. Insomma, diciamo, ci ha provato, come si dice, quindi probabilmente è mancato un qualcosa intorno, anche perché se noi andiamo a guardare i punti, cosa che diciamo non è da me andarli a guardare, anche perché
diciamo, ognuno ha i propri ruoli, quindi ognuno ha i propri punti da fare, però diciamo Dynamic con 14 prese ha fatto 5.900 punti e il distacco è enorme dal secondo, manco a dire dal terzo e il quarto che possono essere magari giocatori di sacrificio, ok? Però 5.900 punti rispetto al secondo 4.300 che è Mr. V, insomma c'è stato un grande distacco. Quindi complimenti a Dynamic che comunque sia ci ha dato dentro fino alla fine. Purtroppo penso non sia stato supportato bene dai propri compagni, anche perché comunque sia gli AR, ripeto, hanno giocato davvero bene. Allora, proviamo a partecipare da uno di loro. O te già stai dentro? Sì, sono già dentro io. Ok, adesso si passa al CED. Al CED, lo vado a ricontrollare, me lo sono già dimenticato. Detroit. Allora, Isod Bar già buttato subito là. 6 a 4 il cerca distruggi per quanto riguarda gli AR. Tupa addirittura 6 a 2. Tu cosa mi dici, Angelo? Io dico un 6-0 secco R, proprio secco. 6 a 0 Certo. R, mamma mia. Ma sì, conoscendo i player che ci sono gli R, il CED lo giocano davvero bene. Se giocano come la postazione è un 6-0 facile. Widbar 6 a 3, Mauri 6 a 2, insomma vedo parecchi 6 a 2, 6 a 3, quindi dovrebbe essere un risultato abbastanza schiacciante per quanto ci dicono i telespettatori, insomma. E sì, diciamo che gli AR vengono anche da scuola CED, chiamiamola così, e quella scuola ci sono ormai pochi team che ne hanno fatto parte, perché parecchi team nuovi sono nati con il deserto. O, le modali o meglio, come mi piace chiamare, la modalità MLG. Addirittura Kubix parte con un 6-1 secco AR. Vediamo un po', tutto a svantaggio dei Defuse, quindi mi ritrovo, devo essere imparziale, quindi tutti quanti a favore degli AR. Io tifo Defuse. La butto là, io tifo Defuse. Gli voglio dare speranza. Gli voglio dare speranza. Vediamo un po' se questo Dynamic si mette in mostra anche in cerca e distruggi, perché se si mette in mostra anche in cerca e distruggi è un giocatore abbastanza completo da vedere anche nelle altre modalità, però comunque sia è da vedere, è da scoprire. Gli AR invece sappiamo sanno comportare molto bene in cerca e distruggi. Sì, infatti in chat dicono che gli AR nel cerca e distruggi sono bravi ed è una cosa molto normale. Allora, siamo tutti quanti se non sbaglio, quindi possono partire. Nel frattempo Vabbè, mi hanno ucciso Gervinio. l'ho fatto bene. Forza Milan, tanto che. Eccolo là, è arrivato. 9 giocatori, io uscito. AR Toniuzzo. Tu hai detto 6 a 0, mamma mia. Guarda, 6-0, anche se Slender non lo conosco molto come player, quindi non so se nell'epoca, diciamo, del cerca e distruggi giocava già. Però posso dirti che comunque gli altri tre li conosco da tanto tempo. Conosco, diciamo, nel senso di avversari, tranne Tyson, che comunque è Giorgio Bari. Sono tre player che giocano da molto il CED, praticamente da sempre. E quindi vedremo un po' come se la caveranno, anche se penso che Slender se la cavi davvero bene. E allora, stiamo partendo anche in questa mappa. Cerca di distruggere Detroit. Se non sbaglio, hanno l'attacco i Defuse. E quindi ci andiamo a buttare sui Defuse. Nel frattempo, chiedo un consiglio a chi ci sta seguendo. Ossia, l'ultima volta venne detto che l'audio di gioco è troppo alto rispetto alla mia voce. E vorrei sapere se è ancora così. Perché sto impazzendo per regolarlo. Lo ammetto. Allora, gli R già si sono sistemati. Eccola, e Bari ha sbagliato. Mannaggia la miseria. Non ci voglio credere. Stopperanno la partita. Eccola qua. Non ci voglio credere. Come si voglio sbattere la capoccia così.
Fai proprio così, Più fai. forte? No, Più no, no, forte? no, 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 no. Ti piacerebbe più forte e ci rimango qua sul colpo, eh? Infatti. Ti dice male. Dicono che va bene così. Perfetto, perfetto, vi ringrazio, meno male. Oh, almeno sono ripartiti subito, dai. Oh, non vale, ma anche tu, Pavole, che prendo a capocciate. Vedi, vedi, se sparano si sente poco la voce. Va bene, studierò più avanti come modificare meglio la voce. Mi metto appiccicato al microfono. Cucciolo. Allora, questa volta Bari non sbaglia. Meno male. Non va. Non va. Allora, andiamo dai defuse. L'attacco dei defuse. Come sarà secondo te, Angelo? Non ho idea, non li conosco. Sicuramente andranno a. Nel frattempo la bomba se la prende curva nord e come hai pronosticato vanno su A. Oh my god! Prova con l'Atlas, ma Barry lo fa fuori con il Morse e Dynamic invece fa fuori Tyson. Tognuzzo replica di nuovo su Dynamics, quindi ora si sono scambiati un po' di kill. La bomba l'hanno lasciata dentro a giallo e quindi 2 contro 3, anzi 3 contro 1, perché Tognuzzo fa fuori anche V, ragazzi. Sta qui dentro Bari, l'ha visto! Lalo Papa si spara questa kill. Attenzione, oh, ha visto uno Slender, come si dice, uno Slender selvatico sopra Atlas. Prova a cambiare. L'hanno chiuso. Eh sì, mi sa che l'hanno proprio chiuso. Nel frattempo ha preso la bomba, eh. Invece no. Invece, lo aspettavano, non poteva fare niente purtroppo. Attendevano soltanto il passo falso. E intanto dico a Tupa che la web non la posso mettere Oddio. perché è guasta. Bello spot di Slender qua. Come ti è sembrato questo primo round? Come da pronostico. Come posso dirti? Gli AR hanno difeso bene. Allora, la bomba se la va a prendere Slender. Loro invece, al contrario dei Defuse, si buttano su B, ragazzi. Aia, stannato e Slender se lo fa fuori così. Lo stanna e lo butta via. Butta fuori l'interista. Ora Slender accompagnato dal Barry, se non sbaglio, non so se si Barry, che ora scappa. Si è one shot con la granata. È messo one shot, si deve ricaricare. Deve ricaricare la vita, eccola, si è ricaricata, ma Slender ce l'ha tutti e due davanti, ne fa fuori uno! Non riesce il secondo! Lolo Papa lo fa fuori! E allora andiamoci a vedere Barry con il suo mitraglione. Nel frattempo Tognuzzo viene fatto da un fuori e viene vendicato subito da Bari. Ora Bari, guarda qua, cosa mi dici della classe di Bari? È una classe che io odierei molto. Purtroppo, però, a quanto pare se la usa è efficace. Che devo dirti? Guardiamolo, Ameli, Menino Termico, calcio regolabile calcio per attaccare, la mira veloce. Ora mi È sfugge minato la come carta. si Intanto l'ho chiama. lopato qui. Fa fuori anche Barry. Lollo Papa si porta a casa il round. Nel frattempo partecipa Ben Kerris. Come dire, non ha capito che si deve levare dal scalo. Soprattutto chi è? Soprattutto chi è. Speriamo che se n'è andato via. Nel frattempo Lollo, no, non se n'è andato via. Si sta guardando la partita così. Ci fa compagnia. Allora, la bomba la va a prendere curva nord. Eccolo qua. Si è visto passare davanti una stun. Una stun che non abbiamo visto, che è di Slender. Eccolo qua, gran kill. Gran kill. Ah,
Dai, troppo fuori Lollopapa, ma viene vendicato subito da Mister V. E quindi 3 contro 2, Ubrix. aia, aia, lo vede dietro la bomba, Kumba no, mamma mia, Tognuzzo lo brucia e brucia anche Dynamite. E poi si vanno a vincere così il round degli AR. Con Bella azione qua di Tognuzzo. grande azione di Tognuzzo in combinazione con Bile, fa il giro e frega l'ultimo in vita dei Defuse. Eh, 2-1, comunque sia, è incominciata bene questa partita, dai, è incominciata bene. Vediamo come va a finire. Ora l'attacco invece lo fanno su A. Oddio, ce ne sono saltati due vicino a Belly. Eccoli qua. V, doppia di V che poi viene ucciso da 3. Madonna mia, lo scambio di kill è infinito. Chi ha vinto? Chi ha vinto? 2-2, Defuso. Defuse. Non ci ho Bella capito questa. veramente niente, ragazzi. Sicuramente l'hanno presi di Non ho sorpresa fatto gli AR. In tempo a dire si attacca su B e finito il round. Lo fa fuori uno e fa fuori anche il terzo. Non riesce a buttarlo. Lollopapa l'immortale, da oggi chiamato l'immortale. Allora, questo pareggio nel frattempo 2-2, quindi sono già zompati dei pronostici. Vediamoci a vedere Curva Nord che si porta la bomba su A. Vediamo se questa volta muore subito da Bari. Oh my god, si difende con come si chiama? Con il sistema Trophy. Lancia un paio di granate lì dentro. Oddio, che kill su Tyson, incredibile! E poi hitmarca anche Bari. Lo chiama dentro verde, lo cerca, lo fiuta, ma non lo trova. E quindi va a piazzare la bomba. Dynamic va fuori Tognuzzo e poi viene vendicato da Bari. La bomba viene piazzata 3 contro 2, 3v2. Oh my god, eccolo là, l'ha visto Slender, gran colpo di cecchino. Gran colpo di cecchino e Bari fa fuori Mister V. E andiamoci a vedere Lollopapa lasciato da solo. Lasciato da solo, era un 3v2, ora è 1v2. Vediamo cosa vuole combinare Lollopapa. Attenzione, gli passa qui davanti. La fa fuori. Oddio! Lollopapa. Incredibile, ragazzi! Incredibile! Mamma mia, ragazzi, che doppia! Doveva lasciarla la bomba. Era quasi finito. Peccato, non doveva lasciarla. Doppia si è sparato Lollopapa, lasciato da solo dai propri compagni e riesce a vincere il round. Andiamo da Tognuzzo che porta la bomba. È una stun velocissima per evitare la pushata degli avversari. Beri fa fuori con lo sniper. Mister V, capitano dei Defuse. Che timing fa Lollopapa? Non lo so, ma Tyson fuori Lollopapa e poi viene vendicato Lollopapa da Dynamic. Quindi ora sono 3-2. 3-2, andiamo a vedere Slender con lo sniper, ce l'ha lì vicino, eccolo lì, l'ha appena visto uscire, gli è sfuggito però, gli è sfuggito, Dynamic fa fuori anche Barry, Ah, Tognuzzo fa vabbè. fuori Dynamic, 2v1, ce l'hanno vicino, l'ha sentito, ha sentito Slender qualcuno, gli è passato vicino, eccolo qua, e lo fa fuori, tre pari, pareggia Qua Slender. sbaglia. Qua sbagliato Dynamic a cercare di challengeare chi era? Tognuzzo mi pare sia stato. Sì, se non sbaglio sì. Ha sbagliato qua, secondo me. Cioè, ha ucciso uno, doveva scappare invece di challengeare anche l'altro che lo mirava, infatti è morto. 3-3, 3-3, continuano a zompare risultati pronostici dati dai nostri spettatori. Allora, come al solito la prende curva sud, curva nord, la bomba. Va di sniper, ma nel frattempo Tyson fa fuori Dynamic e quindi decima subito la squadra avversaria. Che poi V, andiamocela a vedere, gran doppia, Bari e Tyson con una botta sola. 3v2. Oddio, 90 one shot, lo muore, lo butta giù anche lui, butta giù anche Tadius. Attenzione che si vuole sparare la quadrupla. Attenzione, manca soltanto Slender, eccolo qua, lo fanno fuori in questo momento. Cosa mi dici ora della partita, Pilo?
Defuse contro ogni pronostico se la stanno dando davvero sotto, ci stanno mettendo e gli AR stanno subendo 4-3, ma li vedo, non li vedo molto carichi in questo chat. Vedo molto carico invece Lollopapa e Mr. V che stanno praticamente carriando la squadra, portandola sul 4-3 e ora vedremo come si gestisce. Se vincono questa difesa potrebbero avere la mappa in pugno. Hai detto bene, la difesa che è uno dei punti di forza che distruggi, cioè se la sai fare bene potresti vincere la mappa, perché comunque se ribasterebbe poi almeno un attacco vincere, cioè ti basterebbe vincere un attacco. Non so, ho parlato tipo il maestro Yoda. Comunque Bari si fa fuori, Nord e si fa fuori anche Lollopapa, grandissima azione di Bari. Tonius ammazzato da V, andiamoci a vedere allora Bari. Attenzione che Dynamic fa fuori Tyson. L'ha visto, l'ha visto. Attenzione, Bari l'ha visto, deve scappare via. Grandissimo Bari. Grandissima tecnica, prova a scappare via, si fa inseguire. La vediamo Slender, l'ha sentito qui vicino. L'ha visto. Ma gli è venuto dal mid. È vendicato subito da Bari. Allora andiamoci a vedere Mr. V come prova a risolvere la situazione. Si stanno girando intorno. Si stanno girando intorno, non sa più cosa fare. Lo sente, l'ha sentito correre. Sta impazzendo, sta impazzendo. Eccolo qua, il timing di queste cose è stato ora è dimostrato. Pure prima Lollopapa è morto in un timing disumano. 4 pari. Mamma mia, che partita. Come ripeto, si continuano a buttare giù pronostici. Invece ora vediamo gli R come se la giocano, dato che comunque hanno abbastanza esperienza sulla difesa, vediamo un po' come se la giocano. Allora, come al solito, curva nord, prende la bomba, Mr. V fa fuori Slender. Quindi 4 contro 3, andiamoci a vedere Lollopapa, me lo sento. No, troppo lontano, cioè, mi sento che fa una kill. Probabilmente molto lontano, attaccano in 3, attaccano in massa su B. Cioè, che lanciano delle bombe, Mr. V fa fuori anche Barry. Attenzione, 4v2, la bomba è piazzata praticamente. La bomba è piazzata, andiamoci a vedere Mr. V, Tonius fa fuori curva nord, il Tyson va fuori Dynamic, 2 contro 2 ragazzi, parliamo di numeri, 2v2, Mr. V impazzisce, Lollopapa fa fuori Tonius, giustamente me l'hai avvisato, stavo sulla telecamera su Mr. V. Opera, gli salta qui vicino, l'ha sentito, gli è Sì. scappato, Lollopapa lo manda in 5 shot, eccolo qua, 5-4. Perdono anche loro la difesa che poteva essere un match point. Poteva essere un Anche match qui point. Dyson è abbastanza tagli, però posso discapito. Mentre questo in giro esce fuori Lollopapa, ha detto male a Mr. Tyson. Ora ci vorrebbe la canzoncina sotto proprio da. Primo match point. 5-4 per i defuse e in attacco ci sono gli AR. La bomba presa dal solito Slender. Ci si catapultano, catapultano. Eccolo qua, Bari fa fuori curva nord. A quanto pare l'attacco in questa mappa si gioca molto meglio rispetto alla difesa. 4v3 subito. La va a piazzare Tyson, scazzottata su Lollopapa. Incredibile. Poi Tyson buttato giù da V. Da Mr. V, la bomba però nel frattempo è piazzata. Slender si piazza la bomba e si piazza dietro la bomba e lo fa fuori. Attenzione, 5 pari. 5 pari, si giocano tutto quanto alla fine. Gli unici che hanno detto il 6 a 5 sono stati De Mauri e Alieno Pazzo. Dove Alieno Pazzo ha detto 6 a 5 per gli AR e De Mauri ha detto che perdono 6 a 5 gli AR. Quindi vincono i Defuse. E prima ragazzi, mo fa il furbetto De Mauri, ma prima aveva scritto 6 a 2 per gli AR, è beccato proprio. Vediamo questo riguardo defuse, sta andando davvero bene. L'attacco solito preso da curva nord della bomba. Andiamo a vedere Tyson ci Dynamic lascia. Tyson, attenzione, fatto fuori il capitano. Vediamo ora la squadra allora come reagisce. Sono in due a difendere A. Nel frattempo fanno anche fuori Toniuzzo. Sono rimasti due su A, attenzione ragazzi.
svolta incredibile. No, no, mamma, fa fuori Bari, 4 contro 1. Eccolo qua, Dynamic scazzottata, ragazzi. Scazzottata di Dynamic. Mamma mia, ragazzi. La solita scazzottata del Call of Duty, ossia non esiste. Tu accoltelli la farfalla che volava là da sola, libera per aria, e tu ammazzi un avversario. Ma grandissima partita, 12 kill per Lollo Papa e per Mr. V. Dall'altra parte 12 kill fa soltanto Barry. Ma grandissima partita, 6-5. 6-5, ragazzi. E quindi ora si vanno a giocare il punto di vantaggio, il cattura la bandiera su Washend. Nel frattempo Isotbar dice: faccio schifo a fare i pronostici. Insomma, come si può dire, li sta sbagliando tutti. Tutti, come sempre io li sbaglio. Vabbè, non è fa- però guarda, sono due volte che ci va vicino. Prima sul postazione ci è andato molto vicino e ora va detto 6-4 per gli AR. Capito? Quindi, insomma, stiamo sempre lì. Mauri, è inutile che esulti perché hai sbagliato, perché hai detto 6-2 per gli AR, quindi la bambolina non te la regalo ora che hai indovinato. Salutiamo anche Aqua, ritorna Aqua, ragazzi, il grandissimo Aqua, ormai l'immancabile Aqua su tutte quanti gli streaming. Intanto, per la gioia di Pilo, la Roma perde 1-0. Ci godo, eccolo là. Si rianima Pilo, veramente. Vieni, contento, partecipa qui che siamo, io sono già in sala. Non mi partecipo. Ecco, sì, si arriva. Ragazzi, il CLB è un po' più facile da indovinare, quindi vediamo un po' quanto finisce il CLB. Il cattura alla bandiera. 1-0 defuse. 1-0? Sì. Io penso di non aver mai visto un 1-0 su un cattura alla bandiera. Cioè, neanche noi abbiamo fatto un 1-0, Angelo. No, 1-0 dico io. Allora, il nostro Adrian Sutil dice 1-0. Chi sfida questo pronostico? Promette un giro Maserati a chi indovina. Va bene, la prossima là, giro Maserati per chi indovina. Beh, escono fuori ora miliardi di pronostici. Allora, Whitboar, cosa c'è ora? Ci fa la domanda. Allora, adesso c'è il cattura alla bandiera su Ascend. Sì, cattura alla bandiera su Ascend. Stiamo 1-1. Ok, gli Harry Hurricane hanno vinto in maniera stracciata, proprio dominato il postazione. I Defuse hanno dato prova di carattere sul cerchio e distruggi, vincendo 6-5. E ora si giocano il cattura alla bandiera. Intanto, Angelo, stanno volando i pronostici, eh? Mauri dice 3-2 per gli AR. Tupa addirittura 5-1 per i Defuse. Ok. E poi Aqua e Wildboar dicono 3-1 per gli AR. No, non è che vuoi la Maserati, è un giro sulla Maserati. Un giro con me. Che tanti lo vorrebbero fare con uno come me. Alieno pazzo addirittura il 3-2 per gli AR. Sì, Isotbar, sì. Diciamo che è un giro, che è 4-1 proprio. Diciamo che è un giro, non è che te pila macchina. Vabbè, ora va a pigliare la macchina, tu addirittura gli fa insegnamenti, no? Dice vorrei. Fa vedere anche che è una persona educata, Tupa. Un ragazzo sotto Frosinone che fa insegnamenti di italiano. Ecco, allora, metti telecronista, Angelo. Avevo una rivelazione. Oh, Dio, ho sbagliato tutto. Penso siano pronti per partire. Vabbè, ora 5 minuti di attesa come sempre. Ah, i soliti 5 minuti dove sì, ci devono incastrare, che non so cosa dire. Allora, Matt Basket, audio marcio 4-2 AR. Grazie dell'audio marcio. Arriva lui da nulla, veramente.
O come disse Bocelli, non si vede nulla. Cala, lo sapevo, guarda, me lo sentivo che dovevi lanciare una battuta del genere. Non so perché, ma me lo sentivo. Mi sono fatto una playlist sul telefono, tutte le battute di Bocelli. No, no, Sì. no, addirittura. Purtroppo, cioè, mi sento anche dispiaciuto, però tanto non le vedrà mai, quindi no, una cosa tranquilla. Ancora, ancora continui. Allora, più che altro perché più di abbassare l'audio così, io non so più cosa fare. Per esempio, non fare più il caster. Per Anche quella esempio. potrebbe essere un'idea, lo sai. Ma io non capisco perché c'è tutto questo tempo tra una partita e un'altra. Vabbè, pausa caffè, pausa bagno. La pausa a bagno proprio. Hai detto bene. Cosa vedete nelle orecchie? Che dite? Audio marcio. Si sente benissimo. Grande Isod. Guarda, ti prometto uno streaming con me. Hai Ti vinto un giro prometto sulla Polo. uno streaming. Hai vinto un giro alla Polo con me. Ti prometto uno streaming di una grandissima partita su SmackDown. WWE. Contro di me. Calla, lo sapevo. Ecco, qua io sto alzando e abbassando l'audio perché mi state facendo impazzire. Eh sì, Tuba, hai ragione, si sentono gli spari troppo alti. Devo capire soltanto ho capito forse, ho capito da dove proviene, ma lo devo correggere ancora. Purtroppo adesso mettere lo streaming non mi va. Bocelli dà il 0-0. Guarda, hai trovato uno che ti dà il filo da torce praticamente. Che ti anima, ne trovo uno che ti anima. Per Bocelli è forfè. Allora, da chi ci buttiamo? Io vado da Beri, sapevo Beh, andare allora bene. guarda, seguiamo bene all'inizio. Tutti e quattro, guarda, in maniera orizzontale, come saluto dalla mamma, ma attaccano tutti e quattro, tutti e quattro. Doppia nel frattempo di sia di Paola Glenn che di Tyson, poi anche Doniusso si stanno avvicinando alla bandiera che vanno a catturare. E quindi ora è da far fuori dove possono nascere i propri avversari per quanto riguarda gli aerei. Come è stata riportata indietro mentre Mr. Bull la va a prendere. E eccolo là, Tyson dice fermati, sono rinato, comando io. E si va a prendere la bandiera. Dall'altra parte Barry risponde subito, la va a catturare un'altra volta. Vediamo un po' fino a dove la porta. Ragazzi, partita è cominciata a cannone. Eccolo là, va a terra Barry. E Mr. Bull la riporta a casa Barry. Mamma mia ragazzi, che botta risposta di bandiere. Siamo ancora 0 a 0. Allora, Matt Basket adesso lo dovrei bannare perché il problema era il suo audio. Mi ha fatto impazzire per un paio di minuti. Allora, sono rinati gli AR. Nel frattempo, chi è che sta più avanti di tutti? Toniuzzo. Poi Mr. Blue, sono due fuori. Sono due out. La bandiera la va a prendere Toniuzzo, che poi va a terra. Va a terra. Tyson fa fuori anche il secondo. C'ha il terzo di vicino, ma non se ne frega di più. E si butta con la bandiera sotto la mappa. Vai così. Vola via dall'altra parte. C'è Dynamic con la bandiera che si fa la strada opposta. Bomba a terra. Bandiera a terra. Attenzione, la va a riprendere Slender. Grandissimo. Evita che gli avversari ti portino dietro la bandiera. Mamma mia, Slender, grande doppia. Sta attendendo soltanto che. Eccolo là, Tyson. Andiamo a vedere Tyson se ce la fa. Andiamo a vedere Tyson se recupera la bandiera. Ce l'ha lì sopra. Non so che strada sta facendo. Attenzione, ripassa lì sotto, non lo vedi, peccato. Peccato per lui. La bandiera torna indietro. 1-0. 1-0, ragazzi, per i Defuse. E partono così. Partono così, ragazzi. Nel frattempo Slender si porta via un'altra doppia. Vediamo un po' cosa può combinare. Sta fermo lì nel mid in attesa dei propri compagni. Vanno a prendere la bandiera. Barry si porta via un altro. Lancia delle granate con kill praticamente.
momento di stallo, momento di stallo, si trovano in due, pari, e poi era Slender nella barriera passata. Di fronte invece c'erano tutti e quattro di Fusa a proteggere la barriera. Toriusso in jump shot, se ne fa fuori uno, attenzione ce l'ha lì vicino e Mr. Boo viene, vendica il suo compagno Dynamic. E allora la bandiera Tyson, attenzione, zitto zitto, 4-4, si va a prendere la bandiera. Oddio, oddio, Mr. Boo la recupera, la recupera, e dall'altra parte anche Perry recupera la propria bandiera che aveva preso Dynamic, e anche lui zitto zitto se l'era presa. Lollo Papa qui, Lollo Papa è la doppia. Comunque, come dicevo, prima molto tirata, devono fare gli errori defusori, chiudersi o gli R, chiaramente sono 1-0, ancora da vedere, manca ancora un minuto e 10 più un altro side, quindi ora sono tutto più da dire, tutto aperto, anche perché manca ancora un minuto, quindi ci sono ben 4 bandiere in ballo. Ricordiamo, all'incirca ci vuole a portare la bandiera. Toniuzzo, eccolo qua, Toniuzzo accompagnato dai propri compagni, si fa avanti, si fa avanti. Oddio, no! Ragazzi, clamoroso, clamoroso, Mr. Boo lo ferisce, Toniuzzo casca di sotto, Dynamic prende la bandiera, se la porta dietro, se la porta dietro come neanche quando stava a scuola, quando giocava al cattura la bandiera, com'era? Non si giocava. Io non ci giocavo, tu eri isolato. D'altra sì, parte Tyson, d'altra parte Tyson è arrivato in casa base, ma manca la bandiera. Attenzione perché c'è Lollo Papa lì vicino, in agguato. Beri, eccolo qua, Beri aiuta. E l'1-1! E 1-1! E Beri aiuta, Tyson una doppia e Tyson porta a casa la bandiera che aveva recuperato Slender. Slender, lo stesso giocatore che si porta la bandiera del beat, attenzione, no! No ragazzi, era quasi arrivato. Non va. Era quasi arrivato, guardate qui, lo zaccagna, come si dice. Vabbè, quasi arrivato. Vabbè, no, mancavano due salti ed era arrivato, Parliamo di 2 secondi circa. Nel frattempo, sempre per la tua gioia, la Roma perde 2-0. Ci godo, madonna, ma adesso è arrivata la giornata. Tutto che figo. Nel frattempo invece qui abbiamo l'1-1. Tyson fallisce il colpo a destra dove c'è Mr. Boo, quello che ha subito prima da Tyson, e curva nord si fa prendere la bandiera, passerà sotto la libreria o sopra. Oddio, oddio, come scazzottato Niuzzo e Slender, no, era Tyson pronto lì a riportare indietro la bandiera. Ce la fa Beri, aveva inizialmente preso la bandiera, ma poi viene ucciso tutti all'altro da Dynamic. Vediamo qua, grandissimo Toniuzzo, la va a prendere ora a Lollo Papa. Lollo Papa lo fa poi e la riporta in casa base. E per vedere che stanno veramente premendo tantissimo. Devono cercare di portarsi il blocco a mappe. Si prendono questo genere di poi hanno, se riusciranno a vincere l'app in 2-2, poi hanno il CED dove hanno già perso contro The Blues, quindi la vedo nera, diciamo, come dice il Bocelli. Anche la base, un po' di rispetto, cosa che non stanno facendo gli aerei, perché stanno attaccando come assassini. Ma Dynamic qua 4-4 non può prendere la bandiera, proverà a passare da destra. Attenzione, ovviamente sta andando alla grande, è quasi arrivato. Oh, Tyson doppia, viene ucciso da Lollo Papa, poi Lollo Papa prende la bandiera, sta da solo, uno contro uno là, deve fare il faccia a faccia, lo sente lì vicino, lo vede, attenzione, Toniuzzo. Slender non ce la fa purtroppo, me lo dico! Oddio Tyson ragazzi, mamma mia, riporta la bandiera a casa all'ultimo. Cosa è andato a recuperare
Mamma mia, che emozioni! E ora stiamo a vedere Mr. V. Attenzione, Tony Hunso lo fa fuori. Tony Hunso ci si va a buttare. Andiamola a vedere. Andiamola a vedere, ce l'ha lì vicino all'Olopapa. Fa fuori anche l'Olopapa. Sono tutti fuori. Sono tutti fuori. Tony Hunso va a prendere la bandiera. Eccolo qui. Andiamo a vedere che movimento va a fare. Passa per mid. Attenzione perché non è pressato da nessuno. Anzi, è bravi compagni. Guardate, Slade con la doppia l'accompagna. È quasi arrivato. 2-1. 2-1, ragazzi. Tony Hunso si fa il 2-1. Mamma mia, scatenati ragazzi, scatenati gli AR. Si legge soltanto AR. Si sì, ancora Tyson doppia. Ancora Tyson doppia. Non si Mi ha preso il fermano più. sopravvento. Mi ha preso il sopravvento. Oddio, da dietro V. Andiamo a vedere le dinamiche. Prende la bandiera e scappa via. Dynamic scappa via. Attenzione, farà uno scontro faccia a faccia con Bari. Eccolo qui. E riporta la bandiera in casa base. Di tripla, oddio, scatenati ragazzi, sono scatenati. Non so cosa gli è successo, veramente. Guarda, Angelo, io non riesco a spiegarlo. Hanno messo la quinta e stanno prendendo il sopravvento. Anche se i defuse non sono ancora, diciamo, morti al 100%, Sì, la stanno guarda, stanno facendo tantissime kill, ma mantenendo vivo. Eccolo qua, ancora Mr. V. Ecco, è il seguito da te. chiamato proprio così. Stanno facendo tanto di più come se fossero per tenerli alla lontana. Nel frattempo però Tony Uzzo se ne prende un'altra, la sta per portare all'Olopapa lì vicino. Attenzione all'Olopapa. Oddio, rimane lì la bandiera con Bari. Bari 3-1. 3-1, ragazzi. E se passa di 30 secondi posso dire che è chiusa così. Dynamic, prova a tenere viva le sorti della partita, ma niente da fare. 20 secondi alla fine, l'Olopapa prova a prendere la bandiera. Ah, grandissima kill in turn on, ma mancano 16 secondi, niente da fare. Allora io mi vado a spulciare se è uscito fuori qualche 3-1 e ce ne vedo due. Ne vedo due di 3-1, eh. Vabbè, verrò col pieno. Wildboar e Aqua si sono giocati 3-1 e 3-1 è stato. Gran partita, mamma mia, che emozioni. Soprattutto nel secondo side, nella ripresa. Scatenati gli AR. Quasi tutti 19 morti hanno fatto, guarda. Sono le Vabbè. causali. Sì, vabbè. È stata una partita abbastanza equilibrata, eh. Diciamo che Sì. non c'è stata. Non è stata, diciamo, come la postazione, mettiamola così. Mi sono veramente divertito. Quindi ora si vanno a giocare tutto quanto sul cerca e sull'uplink, cioè hanno il match point sull'uplink per quanto riguarda gli AR, altrimenti se riescono a vincere i defuse l'uplink si giocano tutto quanto, danno tutto per tutto sul cerca e distruggi. Invitami, Mauri nel Dani. frattempo rosica perché dice: guardate, per un punto sono andato a perdere la scommessa. Acqua dice: vabbè, pure il pronostico indovino, ma giusto quello mi sa, eh. Giusto su quello. Prova a partecipare a uno di loro. Ok, fa, no, sono da loro. No, non va. Non va, attenzione. Non va. Mi sono perso V, eccolo qui. No, ma sì. Sì, no, no, no. Era shuri shuri shu wow. Niente, non riesco a partecipare, ragazzi. Bel gioco. Mamma mia. Poi mi chiedi perché gioco a Twin Light. Sono da loro. Intanto Aqua ci saluta. Diamo la Ciao, Aqua. buonanotte, Aqua. Ricorda di mettere follower, però. Shh, non lo dirà nessuno. Partecipa. Sono andato al menu principale, arrivo subito.
L'uplink Pilo, cosa butti? palla dentro l'uplink? Sì, volevo intendere che risultato, che pronostico, ovviamente l'ho detto male. 10 a 2 AR, direi. 10 a 2 AR. Sappiamo che è fattibile Vinco un giro in comunque. Maserati? Sì, tu vinci il giro a Posso vincere il Maserati. giro Sì, anch'io? te lo metto in palio anche a te. Grazie. No, a te ti Grazie. metto il giro sulla Polo. Grazie. Eccomi qua, mancavo soltanto io, mi faccio desiderare, dai. Applic Biolab. E se è stato emo così emozionante il cattura la bandiera, non oso immaginare cosa potrebbe essere l'Applink. Allora, secondo voi il pronostico, chi vince mi paga da bere? Il culo. Ma tu mi hai Meno risposto, male. eh? 16 a 8 per gli AR. Meno male che non ti porta a cena, se no erano cavoli. Ma l'ho voluto di veloce per vedere se qualcuno mi capiva, mi capiva bene o no. Stiamo per partire. Stiamo per partire. Vedi, Wild si ha vinto il giro Maserati, ma se sta giocando offri da bere a me, eh. Non so quale sia meglio, cioè è meglio sicuramente il giro che offrire a bere a te, però. Uplink Bio Lab, ragazzi. 2 a 1 per gli AR. Ripetiamo. Postazione vinto degli AR. Il cerca distruggi vinto dai Defuse. E poi l'ultimo, appena visto, il Celebi, il cattura la bandiera vinto dagli AR. E andiamoci a vedere proprio gli AR come partono in questo Uplink. Sì, drummer, come ti chiami? 2 a 1 per gli AR stanno. Guardate la mappa come partono vicino, ovviamente a livello, diciamo, di linee della mappa sono abbastanza vicini. Si spara un 360 addirittura Slender. La bandiera, il drone a distanza. Slender fa fuori dinamiche, però non hanno visto più che gli arrivava di lato. E l'andiamo a vedere, gli ha fatto il giro. Ha fatto cambiare lo spawn addirittura, ragazzi. Bari si va a prendere la palla. Attenzione, uno riesce a ucciderlo. Uno riesce a ucciderlo. Andiamoci a vedere Barry. Gliela passa. No, c'è ancora Barry. Oddio, però. Bello Madonna, ragazzi, ha Sofia, bello. palleggiato, ragazzi. Si può anche palleggiare. Cosa ho scoperto? Ora mi chiuderò in privato a palleggiare con la palla. Niente, non riesce a mantenere la curva nord. La palla rimane in sospeso. Tra 2 secondi verrà reimpostata. 1-0, reimpostata la palla, attenzione. Stanno qui dentro. Mamma mia, fuori Lollopapa, sono 3 out. Si sono sbrigati, sono 4, tutti out. E infatti Tony non so se la va a prendere. Attenzione, mette l'acceleratore, mette la quinta, sono tutti lì. Sono tutti lì gli avversari. Oddio, prova il punto. Non va, non va, ragazzi. La palla reimpostata. La palla reimpostata. Guardi. Brutto inizio per i Defuse, brutto brutto brutto. Gli erano già provato senza riuscirci. Però se continuano in questo passo chiaramente riusciranno. Out, infatti dinamiche, si va a prendere il drone. Attenzione, ci si vuole buttare, ce l'ha tutti lì. Grandissimo, sfrutta le bombole e fa fuori dinamiche. Si va a prendere ora Slender il drone, e eccolo qua quello che dicevi prima, quello che anticipavi prima della partita, prendere il drone e passare verso lo spawn avversario. Aia, aia, dinamiche lo ferma. Dinamiche quindi prende il pallone, quello passato Andrea, in mezza aspettate rampa, qua. ha colpato Dinamiche, passa per bene, molto meglio. Sbagliato qua. Si sta impazzendo, ragazzi. Attenzione perché Tognuzzo va fuori Tyson. Oh, Slender parte con la doppia.
tripla di Slender, clamoroso, clamoroso, e Barry si prende la palla. È totalmente sbagliata qua dinamica. Guardate la fuga di Barry, la palla all'avversario. Lollopapa ne fa fuori uno, si va a prendere il drone. La palla va fuori. Non va. Il drone è rimbalzato? No, sì. Andiamo a vedere un po', non so praticamente veramente di andare a prendere perché è movimentatissimo. Allora abbiamo Blender, riesce a beccare. Si sentiva bersagliato, attenzione, può essere il primo punto! Sì! Blender ne fa uno! 1-0 ragazzi, Dynamic non riesce a fermarlo in tempo. Ci sono voluti ben 4 minuti! 4 minuti per vedere il primo punto! Questo degli AR è il side peggiore, sì, ma devo dirti la verità. Perché se Dynamic faceva quello che avevo io visto a inizio streaming, erano 2-0 defuse al 100%. Perché da oddio non ci arriva Tyson! Non ci arriva Tyson! Ucciso da Dynamic! Stava già esultando Tyson! Ma Dynamic dall'altra parte! Dynamic! Ne fa due, esulta e si butta di sotto! Vanno in vantaggio i defuse. È successo che non avevo visto prima, infatti. Doveva fare benissimo questa cosa qui e prima non l'ha fatto. Dato che noi siamo stato gran giro, non va con il rimbalzo. Ed è rimasto lì, rimasto lì. No, lo fa fuori, ne fa altri due e risulta anche lui buttandosi di sotto. 4-1 sullo scadere, ragazzi, cioè 20 secondi di fiamme. Hanno fatto, diciamo, peccato, potevano essere 6-0 se facevano forse in maniera errore, però dai, 4-1 nel side giusto, va bene, giusto così che devi essere in vantaggio sul side, sul tuo side giusto. Adesso soffri sul side sbagliato, cioè sbagliato, diciamo, quello difficile. E quindi, come prima siamo partiti dagli AR, ora andiamo a partire dai ora devo... che cosa faresti? Sotto controllo il 4-1 dai, sapendo che il side che c'è adesso è quello un po' più complicato. Affondare comunque. Mamma mia, è curva nord, ti ha ascoltato perché si fa una tripla. Dynamic prende il pallone, chiamiamolo il pallone, ragazzi. Curva nord, dopo essersi fatto 4 kill, va a morire, fa fuori Tognuzzo. Passano per la ventola, vai, andiamo a vedere cosa fa. Stava a coprirsi. Oddio, è passato, ragazzi! Oh! Oddio, ragazzi, cos'è successo? Purtroppo Tognuzzo non riesce a coprirlo perfettamente e non va all'ultimo, proprio. Ha sbagliato qua, ha fatto lo stesso di Dynamic. Va dentro, mi sono perso il tiro, ma il punto è stato fatto. Nel frattempo stavano tutti out i defuse. Infatti vedo gli AR sono molto più... Dio, Tognuzzo prende la palla così a buco e muore, non va. Lollopapa la prende, prova a fare il contropiede, ha visto uno Slender selvatico, l'ha sdraiato. Dove vai con il pallone in faccia agli avversari da solo e la lasciano a Tyson non sa cosa fare, temporeggia e Bari fa fare Dynamic. Bari ancora con la palla, andiamo un po', la tira fuori, grande, saggia scelta. Sì, la cosa più sicura in quei casi è evitare che gli avversari ti vengano e fa addio Dynamic, andiamola a vedere, gli tira fuori una pallonata assurda. Vuole buttare, prova il tiro e lo fa, ragazzi, 5-2 Dynamic. E punti sul match.
Newton si fa una, nel frattempo un'altra doppia, ma le doppie finché non vai a recuperare la partita sono inutili, ragazzi. Sono soltanto punteggio, come lo voglio chiamare adesso, sono soltanto punteggio. È entrato, come ci dice il De Mauri, grandissima partita, io confermo, anche ora Blender mi passa lì, oddio, oddio, che pallonata, e non va purtroppo, non va, la palla però la prende pari, attenzione, 3v1 lì dentro, tiro, oddio, non riesce a buttarsi lì dentro, Tyson va fuori due, Tyson, oddio, non va, non va ragazzi, e Lollo Papa ci si butta con tutta la palla fuori, mamma mia ragazzi, cosa hanno rischiato i defiuti, ma cosa hanno rischiato. Curva nord, continua a fare kill su kill, anche se è uno di quelli che ha fatto kill, vediamo tutto quanto però adesso. Se la sta facendo bene come ho detto prima, sta dando la gruppo di attacco, anche se eri in vantaggio di sono attuabili, sei praticamente fottuto. Ora Beni prova ad andare a fare i due punti. Vediamo un po' che movimento va a fare. Passerà da blu, tira la palla perché si sente l'avversario vicino. Ma fa un prefire, ma non esce nessuno. Lo stanno aspettando. Eccoli qua fuori. Scappa via Bari. Vabbè, è seguito da ben due persone. Poi Mr. V va fuori. Oddio, doppia. Prima Taiuccio e poi Tyson. Via Bene Dinamico. Tira il pallone. Non va la palla, penso sia andata di sotto. No, è rimasta lì, mi sa. È rimasta lì la palla, eccola, la va a prendere ora. Bari, oddio! Oddio, Tyson, evita il pelle di Perry, invece di tirare poi la palla la stava facendo. Mamma mia, Tyson la va a recuperare, prova a passare più corto. Attenzione, sta lì vicino, lì sta. Oh, grandissima la copertura di Bari questa volta. Fa un fail, ma ora concede a Tyson i due punti. Grandissima ora la copertura di Bari. 5-4, 30 secondi, riaprono la partita lì a R. Fa la grandissima kill. Va a recuperare il drone. Attenzione perché siamo agli sgoccioli. La palla. La su verde, tutta giocata lì. Attenzione, Slender ci si butta. 6-5. 6-5, ribaltano la situazione in 20 secondi ora gli AR. Ora gli AR hanno ribaltato la situazione, devono mantenere, la devono mantenere, stanno troppo lontani, Mr. V è l'unico vicino al drone, fuori Perry, ma è troppo tardi probabile, sì, 6-5 ragazzi, mamma mia, mi sta andando via la voce, 6-5, clamoroso. Ottima partita degli AR. Sono andati sotto nel side sbagliato e nel side giusto l'hanno rimontata. Giusto così. Peccato per i defuse per quello dell'ore di Dynamic, sennò sarebbe finita 7-6. Eh sì. Devo fare i complimenti veramente a tutte e due le partite perché sono state veramente clamorose. Veramente belle partite. Cioè, ci hanno regalato questo CLB e questo uplink, per non parlare anche del cerchia distruggi giocato veramente bene. E sono stati veramente emozionanti. Guarda, non ho parole neanche per descriverlo. Vogliamo salutare un po' tutti quanti? Sì, saluto tutti gli spettatori, tutte le persone che mi vogliono bene. Chiaramente mi sto emozionando. Mamma, papà, nonno, nonna, tutti. La mia ragazza, Birillo. E al prossimo streaming, dai. E ragazzi, ci si vede alla prossima, se non sbaglio, se non smettono di darle a tavolino, ci dovremmo vedere mercoledì. E quindi ragazzi, alla prossima, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.